Salve a tutti! Vediamo insieme oggi alcune funzioni di Zoom che possiamo attivare durante le video lezioni con i nostri alunni. Vediamo quindi come gestire dal lato docente una videoconferenza con Zoom. Queste indicazioni sono per chi avvia naturalmente Zoom dal computer. Andando su My Account possiamo trovare il setting di tutte le impostazioni nella parte Meeting o nella parte Recording. Allora, dal nostro profilo abbiamo già visto come programmare un nuovo meeting cliccando su Meeting e andando a programmare un nuovo meeting. Si scrive per esempio l'argomento, poi si va a calendarizzare, quindi facciamo oggi alle 6 e si genera automaticamente l'ID del meeting e la password. Zoom ha introdotto anche la waiting room, cioè una sala di attesa. Salviamo. Possiamo copiare l'invito e ritroveremo i meeting naturalmente nella zona dedicata ai meeting imminenti, meeting prossimi. Vediamo quindi alcune funzioni di Zoom. Cominciamo con come bloccare la barra degli strumenti. Sempre dal nostro profilo dobbiamo andare su Setting, Meeting ed arrivare al comando Always, cioè mostra sempre la barra degli strumenti di controllo nelle riunioni. E questo dobbiamo chiudere. Vediamo adesso come bloccare il trasferimento di file. Sempre dal setting andiamo a chiudere il comando trasferimento di file. Passiamo adesso alle procedure di condivisione. Adesso ho attivato la mia video lezione. Come potete vedere, visto che ho attivato anche la sala di attesa, ci sono fra i partecipanti delle persone che stanno attendendo. Quindi io riconosco il mio alunno e lo ammetto alla lezione e ammetto anche il secondo alunno. Quindi nella mia lezione c'è l'host, cioè io, e poi ho due alunni. Questi alunni hanno tutti e due la telecamera spenta ed anche il microfono spento. Uno, alunno 2, ha un microfono spento, iPad Donatella invece non ha proprio il microfono attivo. Dopo aver attivato la gestione partecipanti, attiviamo anche la chat, in modo tale da avere la gestione completa della classe. Vediamo adesso le opzioni di condivisione con lo share. Prima di tutto bisogna vedere che cosa possiamo condividere. Le cose che possiamo condividere le dobbiamo già averle a disposizione sul nostro computer, quindi dobbiamo fare una pianificazione, le dobbiamo avere aperte e le dobbiamo trovare sulla barra degli strumenti. Per esempio, io ho già pianificato l'apertura del mio libro, quindi clicco e vado a condividere il libro. Posso stoppare la condivisione da Stop Share. Molto importante nella condivisione sono le opzioni avanzate di condivisione. Bisogna sempre vedere chi può condividere e dobbiamo dire solo l'host, quindi cliccare su solo l'host ed anche a chi può iniziare a condividere quando qualcun altro sta condividendo e anche qui soltanto l'host. In questo modo nessuno potrà iniziare una condivisione mentre noi stiamo condividendo un nostro file oppure un nostro PowerPoint, ma anche semplicemente la lavagna. Possiamo anche mettere in pausa la condivisione e poi riprendere la condivisione. Dalla gestione dei partecipanti possiamo inoltre impedire a tutti di parlare con Moot Hall. E se noi,
Non flagghiamo, quindi questo ai parte diamo la possibilità, consentiamo ai partecipanti di riattivarsi. Allora, in questo modo i partecipanti non potranno in pratica riattivare i loro microfoni, mentre cliccando su consentire ai partecipanti di riattivare i loro microfoni e dicendo sì, allora i nostri alunni, i partecipanti potranno riattivare il loro microfono. Possiamo anche riattivare tutti i microfoni da questo pulsante. Durante la lezione possiamo inoltre utilizzare la chat e attraverso questi tre puntini disattivarla completamente per tutti oppure metterla soltanto con host, quindi soltanto con noi, quindi gli alunni e i partecipanti potranno chattare solo con noi. Inoltre la chat, se viene usata, alla fine può essere salvata. Troveremo il file del salvataggio della chat nella cartella download del nostro computer. Possiamo inoltre, sempre dalla gestione partecipanti, andare ad agire su altro e quindi rinominare per esempio un alunno oppure farlo tornare nella waiting room. Quindi per esempio potrei rinominare questo alunno oppure spostare di nuovo l'alunno 3 nella waiting room. Quindi lo metto un attimo per esempio in pausa, dopodiché lo riammetto di nuovo alla video lezione. Vediamo adesso come aggiungere nuove icone alla barra dei partecipanti. Andiamo nel nostro profilo, sul setting, attiviamo l'opzione messaggi non verbali dal pannello di controllo. In questo modo al pannello dei partecipanti si aggiungono queste due icone per le risposte non verbali. Possiamo vedere, per esempio, quanti utenti selezionano sì, quanti utenti selezionano no e quindi potrebbe essere utile per domande oppure risposte vero o falso durante la video lezione. Un'altra opzione di Zoom ci consente di disattivare le annotazioni degli utenti. Andando sempre dal profilo personale, Setting, andiamo a disattivare questa funzione, Annotazione. In questo modo gli alunni, quindi i partecipanti, non potranno annotare, quindi aggiungere le linee e delle note alle nostre schermate mentre noi stiamo condividendo un nostro PowerPoint oppure un nostro video. Come ultima cosa parliamo dello sfondo personalizzato e quindi di come disattivarlo. Zoom ci consente di cambiare e di scegliere uno sfondo da questo pulsante. Quindi noi, per esempio, potremmo scegliere uno sfondo personalizzato aggiungendo un'immagine dal nostro computer, per esempio questa, e aprendola. Nel momento in cui andiamo a condividere una cosa del genere, quindi avremo lo sfondo sullo schermo in questo modo. E quindi avremo uno sfondo del genere. Possiamo naturalmente anche non far fare una cosa del genere ai nostri alunni. Sempre dal nostro profilo, in setting, andiamo a chiudere questo comando. Quindi non consentiamo agli alunni di sostituire il loro sfondo. Vi ricordo inoltre che è possibile sempre registrare la parte della video lezione e stop la registrazione quando vogliamo. Naturalmente la registrazione come il salvataggio della nostra chat lo ritroveremo nel nostro computer nella cartella download. Con questo possiamo finire la gestione
da parte del docente della video lezione in Zoom. Un saluto a tutti.